Primo dicembre, oggi parliamo di un personaggio molto noto, in realtà un personaggio geniale sul piano umano che intraprendendo la via della santità da par suo ha inciso moltissimo nella vita della Chiesa e nella spiritualità del XX secolo e io credo a motivo della sua carica profetica, della carica profetica, della sua testimonianza, della sua vita, inciderà sempre più anche nel futuro. Stiamo parlando di Charles de Foucault, San Carlo de Foucault, un nobile francese nato in Alsazia nel 1858, rimasto presto orfano di entrambi i genitori, cresciuto dal nonno, il quale era intelligentissimo, capacissimo sul piano intellettuale e umano, ma poco ordinato e poco obbediente. E questo disordine che poi si rifletteva anche nella sua vita morale, soprattutto nella sua gioventù, lo portò, influenzato dal pensiero di quel tempo che era il tempo positivista, cioè di uno scientismo molto forte, per cui la gente, le élite, le persone che contavano, credevano solo a ciò che fosse appunto riproducibile, dimostrabile in laboratorio, mentre il popolo si manteneva in massa ancora devotamente cattolico. Ebbene, lui all'età di 16 anni perse la fede. Si diede a una vita dissoluta, intraprese la carriera militare e questo però solo per far piacere al nonno, sebbene era stato espulso dall'Accademia Militare per motivi di comportamento, poi con la sua genialità riuscì a vincere comunque il concorso. Ma quando morì il nonno materno, era un nobile molto ricco, lui intraprese una strada di piacere e di vita dissoluta, come dicevo. Però ecco, mentre si trovava in Africa, nella legione straniera, a combattere, ecco che ritorna in lui questa nostalgia dell'innocenza, del sacro e a un certo punto dal suo cuore emerge una strana preghiera. Dio mio, se esisti, fatti conoscere, fatti sentire. Ed egli a un certo punto sente la presenza di Dio, anche aiutato da alcune cugine, da alcuni parenti. E come dire a lui, per me sapere che Dio esiste ha voluto significare che dovevo darmi completamente, totalmente a lui, senza compromessi. Ecco, lui era un tipo che non conosceva le mezze misure nel suo temperamento caratteriale. E che cosa succede? Parigi, nella chiesa di Sant'Agostino, lui conosce il sacerdote, l'abate Jouvelin, un agostiniano, e quindi inizia un cammino di conversione seria. Entra addirittura nella trappa che Nostra Signora delle Nevi, nell'Ardèche. La trappa è naturalmente un luogo, un monastero di assoluto ritiro, di eremitaggio quasi, nella penitenza e nella privazione più estrema. Ma poi nel suo cuore nasce il desiderio, sicuramente sotto l'impulso dello spirito, di fondare egli stesso un ordine religioso. E allora si reca in Terra Santa, fa il giardiniere delle Clarisse a Nazareth. A un certo punto inizia sempre più un procedimento interiore di consacrazione a Dio, diventa sacerdote,
e cerca il contatto con Dio, soprattutto con quelle popolazioni arabe e berbere del Nord Africa che egli aveva conosciuto durante la sua vita militare e anche durante un'esperienza in cui sotto mentite spoglie faceva l'esploratore in Marocco. E quindi egli ricercava questi popoli per portarli al Cristo, ma non con un'opera di evangelizzazione esplicita, ma implicita, con la testimonianza e con l'amore verso di loro. E nel 1916, mentre si trova a Tamaran Serrat, nel deserto del Sahara, egli viene ucciso quasi martire, ecco, da alcuni predoni. Lì stava da solo a centinaia, da solo come cristiano, a centinaia di chilometri distante da altri cristiani, a contatto solo con i musulmani, e adorava il Santissimo Sacramento, pregava per loro, celebrava la messa e osservava le regole degli eremiti del Sacro Cuore di Gesù, di cui solo lui era un esponente, solo lui ne faceva parte, insomma, in senso profetico. Lui muore, è come il chicco di grano caduto in terra che muore, che porta molto frutto. Dopo la sua morte, tante famiglie religiose sono nate che si sono ispirate a lui e è un santo profetico perché? Perché il suo cristianesimo è particolarmente adatto ai nostri tempi. Egli è uno che vive il rapporto con Gesù e anche l'apostolato non nel modo consueto, ma nel nascondimento, nella valorizzazione della vita nascosta di Cristo in quei 30 anni in cui rimase sottomesso, ma anche sconosciuto a Maria e a Giuseppe nella vita di Nazareth. E tante volte noi viviamo il deserto nelle città, come scriverà un suo discepolo Carlo Carretto, cioè noi siamo cristiani, ma tanti non condividono il nostro cammino. Tuttavia noi siamo comunque chiamati a testimoniare la nostra fede amandole queste persone e pregando per loro, che siano musulmane o semplicemente distratte, persone della nuova mentalità postmoderna, agnostica, molte volte dissoluta, ma aperta comunque all'assoluto. San Carlo de Foucault, San Charles de Foucault, profeta dei nostri tempi, prega per noi.